Sul lato destro sono fischia. Io credo che è la prima volta che sono di 8 marzo da qualche parte. Di solito sto a casa e evito anche di vedere trasmissioni abbastanza imbarazzanti dove c'è la spettacolarizzazione della donna, no? Esiste perché è l'8 marzo. Signori, a me è una festa che sta assolutamente antipatica. Non la voglio, vorrei abolirla. È una commemorazione, sì, ma è un momento, no, io non lo voglio il momento, io voglio una vita, voglio 365 giorni, signori. Se ne facciamo 364, l'8 marzo lo dedichiamo a forse a qualcosa di più, di meno banale, cioè perché io devo autocommemorarmi? È come la festa del papà. Io sono una che a 17 anni il papà l'ha perso. Sapete quanto mi è antipatico? Manco mi ricordo più che giorno si festeggia. Perché è quel modo di stigmatizzare qualcosa, no? Come se fosse diverso. Noi siamo stati capaci di stare in Parlamento e di fare una legge sul femminicidio. Che uno dice, ah, che bella iniziativa, puniamo chi uccide le donne. Ma perché? Cioè, siamo una società che ha bisogno di una legge per sancire che chi massacra una donna ha fatto un reato? È una colpa? Allora, usciamo fuori dall'ottica delle parole. C'è la festa della donna, c'è il femminicidio, c'è il fatto che io, mio figlio, oggi ha 40 di febbre, sta a casa e io sono qui, ma non sono qui come donna, sono qui come politico. Sembra una brutta parola? No, non è una brutta parola, è una bellissima parola dove la politica abbia veramente un senso. Allora ridiamo anche il significato alla parola politica, perché noi veniamo qui a discapito delle nostre famiglie, a discapito del nostro tempo. Alcuni ci vedono come i privilegiati. Credetemi, fa il politico col Movimento 5 Stelle è tutto tranne che un privilegio. È tutto tranne che un privilegio. Io come donna mi scaricano addosso tanta di quella merda, scusate che se ve lo dico, con frasi di ogni tipo. Laddove io so che non sono una puttana, che non sono una venduta, che non sono una schifosa, oggettivamente me le faccio un po' scivolare addosso, perché non arrivano a Paola in quanto donna, arrivano a Paola, arrivano alla taverna, a colei che il Mineo ha detto che dopo aver sentito parlare me all'interno del Senato si è reso conto di quanto è scesa in basso la politica. Sicuramente stava meglio con Berlusconi, Mineo. Sicuramente era una persona molto più credibile e stimabile. Peccato che per il concetto berlusconiano della donna si partiva dai 16 anni in su e si andava oltre, e abbiamo grandi esempi di donne strameritevoli all'interno dei vari istituti parlamentari, e me ne permetto di ricordare una, altrimenti le altre mi denunciano, ma la Minetti credo che sia proprio, cioè, che poi denunciamo, ecco, lasciamo stare lì. Che cosa si fa all'interno delle istituzioni? Noi facciamo, io personalmente come donna in Commissione Sanità ho fatto qualcosa di assolutamente logico. Ho chiesto come mai in regione Toscana venissero fatti 40 screening neonatali, signori, per prevenire che un bambino appena nato per una malattia banale di carattere metabolico possa essere curato immediatamente anche grazie solamente a una dieta, ma questa avviene in Toscana. Se nasci in Campania te ne fanno due di screening neonatali, e se tu hai una patologia identica a quella di un bambino che in Toscana viene curato, si è destinata ad avere dei risvolti irreversibili, dei danni neurologici che ti portano a fare una vita, a te e alla tua famiglia, completamente distrutta. E questo perché? Perché non è più un'Italia. Noi siamo tante piccole regioni, tanti piccoli mondi, tante piccole realtà, e anche oggi qui Rieti, io spero che stanno tutti bene, spero che tutti lavorano, spero che tutti vanno a scuola, spero che tutti abbiano la pensione, perché se no mi devono spiegare, ma dove state oggi pomeriggio invece di venire qui? Ma dove state? Ma dove state? Nascosti dietro? Qual è il problema? Che l'amico del PD, che oggi, chi governa qui il PD? Figurate. Stanno tutti là, ecco perché vogliono trasformare il Senato nella casa delle regioni, perché hanno appizzati tutti i loro sudditi, tutti i loro vassalli nelle varie istituzioni, in maniera tale che il Senato non verrà mai abolito come soldi, rimarrà lì, rimarrà l'istituzione, rimarrà il palazzo, rimarranno i commessi, rimarranno i legislativi, solo che torneranno quelli che sono gli eletti, perché fa paura che ci siano oggi, eravamo 50, oggi siamo un pochino di meno, ma va bene anche così.
meglio soli che mal accompagnati, si dice nella vita, e io lo penso sinceramente. E comunque soli non siamo, perché il progetto del Movimento 5 Stelle è portato avanti da 9 milioni di persone, 9 milioni di persone che hanno creduto a un programma elettorale che non è mai cambiato da quando siamo là dentro. E io quando sono entrata là dentro non sono entrata per cambiare il Movimento 5 Stelle, sono entrata per cambiare le istituzioni. Quindi il movimento deve rimanere integro, forte, compatto, coeso, perché è l'unica maniera per vincere una guerra. E chi ancora pensa che non siamo in guerra non ha capito. Noi siamo la guerra legale, l'unica che ci permettono di combattere, perché fuori dal movimento c'è un altro tipo di guerra, che è una guerra civile, perché chi ancora si crede sicuro di avere il proprio stipendio, chi ancora si sente forte della propria piccola pensione, chi ancora si sente protetto dal tizio Gaio e Sempronio che gli ha promesso il posto qua, la pensione di là, le analisi domani mattina, sappia che queste persone non possono garantirvi più niente, non c'è più niente da spartire. A Roma sono 60.000 i dipendenti delle municipalizzate, pensate che riusciranno a far entrare ancora qualcun altro? Noi pensiamo che dovremmo buttare fuori qualcuno, e non voglio parlare dei lavoratori, perché poi sembra la guerra fra i poveri, no? Cominciamo a buttare fuori i dirigenti, cominciamo a buttare fuori quelli che hanno permesso che tre partecipate, ATAC, AMA e ACEA, che dovrebbero curare quelli che sono i trasporti, la nettezza urbana. Io quantomeno mi aspetto che se tu per tre municipalizzate c'è tanti dipendenti, quanti sono un comune? 62.000 persone. Quanti sono? Quanti abitanti fa Rieti? Ecco, tutti gli abitanti di Rieti, più mettiamoci in un altro paese, fanno i dipendenti dei tre municipalizzati a Roma. Allora io mi aspetto quantomeno che se mi casca la gomma per terra la posso raccogliere e me la posso rimagnare, perché santo Dio. Mi aspetto che se metto il piede fuori dalla porta mi passa l'auto così e mi dice dove devi andare. Questo mi aspetto, invece no. Se vado a buttare la mondezza sotto casa mia devo fare un slalom tra un sacchetto e l'altro per trovare il secchio della differenziata, che immancabilmente è stracarico, per cui tu dici la differenzio a casa, vabbè, ma se la devo pure riciclare a casa, spiegatemi come faccio, perché non è possibile. O se io voglio, come avevamo deciso, prendere i mezzi per arrivare a Palazzo Madama, perché io ci ho provato, mi sono dovuta fare lo ZTL, io ci mettevo 2 ore e 20 minuti, 2 ore e 20 minuti per fare 17 chilometri. 17 chilometri nella capitale italiana. La grande bellezza. La grande bellezza. Era vola nella grande bellezza. Cioè, io sono andata al centro di Roma perché ci vado a lavorare. Erano 20 anni che io non andavo più al centro di Roma. Perché se vivi nella periferia, lo dicevo quando sono andata a Boccea, ma dall'altra parte di Roma, ma io che ci vado a fare? Le strade sotto casa mia, quando piove, è un fiume in piena. Non c'è una strada che non abbia 27 buche, non c'è un secchione che non sia veramente lo schifo più totale, però in compenso quando fanno il Salva Roma vogliono privatizzare anche quello, perché l'unica maniera per gestire i servizi è che li gestisca un privato. Ma allora è le tasse che io te pago, ma che ci fai? Ma ve lo siete domandati questo? Ma tutti i soldi che noi gli abbiamo dato, ma non servono per avere dei servizi? Allora, se i servizi non ce li danno, se il debito è sempre maggiore, se non abbiamo più una prospettiva, sembrerò sovversiva, ma io le tasse che te le vado a fare? Ma io perché devo continuare a contribuire a uno Stato che non mi dà nulla in cambio? Ognuno di noi, io per prima, quando è arrivato Monti, quando dicevano che bisognava fare dei sacrifici, a parte che se stava a fare da parte Berlusconi, quindi pure se fosse arrivato Paperino, penso che saremmo stati comunque contenti. Però tu dici, c'ho da fare dei sacrifici, io li faccio. Li abbiamo fatti tutti, grandi sacrifici. Per trovare che cosa? Per trovare poi un Letta che ci dice, dobbiamo fare dei sacrifici. Per avere poi imposto un Renzi che ti dice, non vi preoccupate, ce penso io. È il secondo che lo dice, eh? E prima era Berlusconi. Signori, ci hanno tolto le parole, non possiamo né più di Forza Italia, non potremo manco più di star sereno. Adesso quando dicono stai sereno i maschi si grattano. Perché pure responsabilità, ecco, sì. Funziona. A Roma si dice sta tranquillo, e a Roma si dice pure tranquillo ha fatto una brutta fine. Allora, sereno di cosa? Sereno di cosa? Si devono spartire 400 posti nelle più grandi partecipate,
si devono garantire 6 mesi in Europa, si devono garantire una legge elettorale che fa fuori di netto il Movimento 5 Stelle, così, d'amblè, una legge elettorale che ancora prima di presentare un disegno di legge che toglie il Senato, c'è una legge elettorale che prevede che non ci saranno le elezioni per il Senato. Questo perché? Perché è tutto mediatico, no? Renzi si doveva vendere la carta che intanto lui ha fatto la legge elettorale. Hai fatto una schifezza e puntano sul fatto che ci vorranno altri 8 anni, che la Corte Costituzionale, come ha fatto col Porcellum, gli dice fatto una schifezza. E noi ce l'abbiamo 8 anni? Ce l'avete? Noi non ci abbiamo nemmeno 8 mesi, signori. Non ci abbiamo più la possibilità di dire a queste persone vediamo che cosa sai fare, tanto non sanno fare niente tranne che i loro interessi. Mettetevelo bene in testa, non c'è alternativa, non c'è. Io vorrei venire nelle piazze e dire ah, perché faremo, perché diremo. Io vi dico che se non si sveglia questo popolo, se ognuno di noi voi e noi non si assume sulle spalle la responsabilità quando qualcuno gli dice no perché adesso è venuto Renzi, no perché dall'altra parte no, il nulla totale, perché Toti no, per favore Dio, non lo voglio manco nominare. Cioè sarebbe il nuovo dopo Alfano, ma vi rendete conto? Le liste bloccate vuol dire che noi riavremo di nuovo Schifani, Alfano, Giovanardi, la Finocchiaro, chi altro volete? Ma li volete ancora? Scilipoti, Razzi, Bondi, l'innominato, Bondi alla cultura. Quanti anni sono che c'è sta gente? Ha fatto qualcosa per voi? Non hanno fatto niente, si sono guardati beati i cavoli loro. Ci sono le elezioni europee, perché sono così importanti? Perché è un segnale forte. Perché se noi riusciamo in una competizione nazionale con un proporzionale puro, dove non ci sono i giochetti, dove non puoi far finta che hai preso l'otto e poi ti prendi il 51, quello che prendi c'hai. Se noi riusciamo a dimostrare che il Movimento 5 Stelle in un'elezione nazionale si porta a casa il 30% dei voti, permettete che noi che stiamo là dentro, che stiamo combattendo una battaglia per tutti quanti insieme, possiamo andare lì e dire a Renzi adesso tu mi spieghi chi rappresenti, che ci stai a fare ancora qua? Ma se noi siamo deboli quando abbiamo l'unico strumento di rappresentanza forte che ci hanno lasciato, che è una X, e non credete che sia così semplice andare a votare, perché se ne parlava era un governo tecnico, dovevamo andare a votare dopo un anno, mo se parla dei 2 anni, se questi si rendono conto che noi prendiamo il 30% e vogliono rimanere là dentro 5 anni, noi 5 anni non ce li abbiamo da dare a queste persone, allora mettetevi una mano sulla coscienza e pensate bene quando parlate con le altre persone che cosa dite. Il Movimento 5 Stelle non è tanto per parlare, il Movimento 5 Stelle là dentro c'è perché vuole fare le cose, e le cose si possono fare. Io non voglio pagare la pubblica amministrazione con i soldi di Cassa Depositi e Prestiti, che sono i nostri soldi, non sanno più dove andarli a prendere, ma sempre i nostri sono. Io voglio che vengano tolti finalmente gli sprechi, che queste persone che parlano e che ci guardano in tasca a noi, vengono a guardare i nostri scontrini. 4 milioni di euro abbiamo dato indietro in 160 persone, sono 1000 là dentro. Cominciate a fare le cose veramente, cominciate a ridare i soldi del finanziamento pubblico ai partiti che vi siete ruppati. Ma perché queste cose non le fanno? Perché vi distraggono in continuazione? Adesso la notizia qual era? 9 persone, scusa. Lo so. Però si vede, dai, è vero. Questo paese c'ha tempo, bisogna velocizzarsi, E questa, scusatemi, questa sono io. Mi arrabbio, signori, mi arrabbio perché è da testimone il mio assistente che sono 3 volte che lo mando alla casa del comune, perché io sono 3 volte che arrivo a casa e trovo la cartolina. E ancora io vivo da cittadino, a me mi può arrivare qualunque cosa, ma se io trovo una cartolina nella buca della posta mi prende il panico. Perché adesso chi te scrive? Te scrive più nessuno, te scrive solo Equitalia. O è una multa, o è una tassa, e comunque è sicuramente una gran rottura di scatole. Qualunque cosa tu fai a ritirare, allora arriva la prima cartolina, lui passa da lì, io ho detto Fabio va male, ritira. Era una multa del 2009, la macchina io già l'ho rottamata, quella che ho preso la multa. E tu dici, e lui mi fa, a pace avevo i scatoloni di roba da
perché deve far cassa. Il comune di Roma deve fare cassa. Allora io non lo so se, se quella multa l'ho già pagata, ma io nel 2009 ho rottamato una macchina, ho fatto un cambio di casa, non ce l'ho più, anche perché dovremmo avere non lo so, un ufficio solo per tenere tutta la roba che ci manda, nella bolletta, la controbolletta. Io c'ho ancora la CEA che mi manda, non risulta pagata. Gli avevamo mandato 62 fax, l'ho pagata, e lei continua a mandarmi con scritto non ti risulta pagata. Poi arriverà un giorno che io 46 euro, pur di vedere non risulta pagata, glieli ridò. E loro puntano su questo fatto, che prima o poi tu ti abbassi. E io oggi sono fortunata perché ho uno stipendio e la posso pagare, perché ho un collaboratore e gli dico me la vai a prendere. Se io ero un anno fa, significava che io mi dovevo prendere 2 giorni di permesso, perché dovevo andare alla casa del comune, perché mi dovevo fare la fila, gli dovevo dare 1,50 euro, quello mi doveva dare la multa, poi dovevo andare a pagare, e poi tornavo a casa e trovavo un'altra cartolina. Quantomeno metti il cazzo di nome mio, Paola Taverna, dimmi quello che te devo dare e dimmelo tutto insieme, almeno quello. La semplificazione è anche questo. Dimmi che poi, e io forse te lo do, ma almeno non me lo dia a rate. Poi quando te li devo dare io i soldi, col cavolo che te li devo dare a rate, ti devo dare tutti insieme, almeno dimmelo tutto insieme quello che ti devo dare. Mi faccio una croce, dico oggi non mangio, domani manco e te li pago. C'è qualcuno che si lamenta? Siete il PD, sono sicura, guarda. Brava! Del PDL ormai non ci stanno nemmeno più. Compaiono solo quando devono andare a votare. Ci avete fatto caso? Non avete chiesto mai a qualcuno? Ma tu l'hai votato Berlusconi, non lo votava nessuno. 9 milioni. Allora, prima... 2 euro, no, quelli sono sempre quelli del PD, ne bastano i 42 milioni di euro, pure i 2 euro delle primarie. Allora c'è, sì, c'è la barzelletta che dice quanto hanno fatto 6 milioni di euro con i 3 milioni dei voti che hanno preso alle primarie, e c'è qualcuno che dice no, l'hanno fatti molti di più, perché per dare il voto a Renzi quelli del PD pagavano 2 euro, per farglielo da quelli del PDL gli hanno dato 10 euro per farglielo dare il voto a Renzi, quindi rendetevi conto come stanno veramente le cose. E comunque, sì, sono arrabbiata. Mi dispiace se non porto messaggi di speranza, ma la speranza in realtà siete voi. La speranza è un popolo che si sveglia, un popolo che ha voglia di riprendersi la propria identità, e un popolo che si renda conto che il treno, signori, passa una volta. Sta passando, è un treno importante. O saliamo su questo, oppure veramente c'è rimasto di rimanere alla fermata, ma i treni passano più. Grazie.